dall'arco naturale al buon dormire, dalla spiaggetta della Ficocella alle grotte marine. Palinuro si presenta all'inizio della stagione estiva con i luoghi simbolo del territorio off limits a causa di frane e smottamenti, situazioni di pericolo che rendono impossibile l'accesso in queste aree. In alcuni casi i problemi sono atavici, in altri sono stati registrati o aggravati durante lo scorso inverno. La burocrazia tiene le opere ferme al palo, eppure in gran parte dei casi ci sono già i progetti e le risorse. È il caso dell'arco naturale, per il quale nel 2018 venne sottoscritto un protocollo tra Regione, Autorità di Bacino, Parco e Comune di Centola che gestisce l'iter progettuale per i lavori. Venne assegnato in quell'occasione anche un finanziamento di 5 milioni di euro per restituire dignità al monumento della natura a patrimonio UNESCO, ma ad oggi l'iter progettuale non è ancora terminato. Il sindaco di Centola, Carmelo Stanziola, però predica fiducia e assicura che probabilmente già questo inverno potrebbero prendere il via i lavori. C'è una ordinanza di interdizione che interessa l'arco naturale, ma che è del 2011, rispetto alla quale come sindaco, come amministrazione abbiamo predisposto una progettualità, abbiamo avuto un definitivo, un esecutivo. Oggi siamo in attesa della validazione da parte della provincia e quindi ci auguriamo che entro fine anno possano partire le azioni riferite alla gara e quindi subito dopo immaginiamo, ci auguriamo che possano partire i lavori e quindi di riaprire anche l'arco naturale.